Più famiglie, siamo a quota 65.690, ma con sempre meno bambini, soprattutto tra le giovani generazioni, quasi 15.000 figli compresi tra i 18 e i 39 anni che vivono ancora in famiglia. È un progressivo invecchiamento della popolazione che conta 177 persone con più di 65 anni, ogni 100 adolescenti da 0 a 14 anni. E quanto emerge dal report demografico diffuso dal Comune di Rimini? A farla da padrona sono le famiglie unipersonali, arrivate a rappresentare il 36% del totale, mentre calano le famiglie composte da 3 e 4 componenti. Un segnale questo delle progressive difficoltà ad avere uno o più figli per le giovani coppie, ma il dato forse più significativo delle dinamiche sociali che caratterizzano il nostro periodo sono i quasi 14.775 figli, compresi tra i 18 e i 39 anni, che vivono ancora nella famiglia di origine, anche se più dei due terzi di questi sono compresi tra i 18 e i 29 anni, sono comunque 1.450 quelli che tra i 30 e i 40 anni non riescono ancora a sviluppare un'autonomia rispetto alla propria famiglia. Continua inoltre il progressivo invecchiamento della popolazione, dinamica che si evidenzia non tanto guardando l'età media della popolazione, ma dall'indice di vecchiaia che compie un balzo di ben 3 anni, passando da 174 nel 2015 a 177 nel 2016. Significa che attualmente risiedono 177 persone con più di 65 anni ogni 100 adolescenti da 0 a 14 anni. Altro che bamboccioni, come qualche anno fa sono stati in maniera infelice etichettati da un ex ministro, commenta il vice sindaco con delega alla protezione sociale del comune di Rimini, Gloria Lisi. Quello riguardante la permanenza dei giovani nelle proprie famiglie rappresenta una criticità ed un allarme di dinamiche sociali ed economiche ben più serie e complesse, sintomo di un disagio sociale troppo spesso sottaciuto. Per molti di questi giovani, precari nel lavoro e nel welfare, i genitori fungono da unico e vero e proprio ammortizzatore sociale. Sono figli di una generazione ignorata e maltrattata dai governi, anche perché politicamente non sono rappresentati, a differenza degli over 65 che in un paese vecchio come l'Italia rappresentano invece buona parte dell'opinione pubblica.